Sono stati accolti da applausi bipartisan del Salone dei 200 i nuovi assessori del Comune di Firenze. Maria Federica Giuliani e Andrea Giorgio sono stati nominati dal sindaco Dario Nardella per l'ultimo biennio, qualcosa meno in realtà, del suo mandato. Giuliani avrà le deleghe a organizzazione personale, patrimonio non abitativo, efficienza amministrativa, rapporti con le confessioni religiose, cultura della memoria e della legalità. Toponomastica prende di fatto in eredità il posto di Alessandro Martini, al quale è stato chiesto di seguire il progetto strategico della Grande Firenze alla città metropolitana. Entusiasmo tanto, perché è stato fatto un gran bel lavoro in questi anni dalla giunta del sindaco Nardella. L'ho fatta da consigliere con grande spirito di servizio e grande affetto per la mia città, e quindi credo oggi che abbiamo bisogno di uno scatto in più, perché sappiamo bene che le difficoltà non sono assolutamente finite, e quelle della pandemia e quelle della crisi economica che ne consegue. E quindi veramente la possibilità di poter dare una mano in più a tanti giovani, alla nostra città, a questa realtà bellissima veramente del nostro consiglio comunale, della nostra giunta, è un grande onore. Andrea Giorgio invece si occuperà di ambiente e transizione ecologica. Vedo con grande felicità e vivo la responsabilità di una delega che è importantissima, perché riguarda il futuro della nostra città, ma come abbiamo visto anche in queste ore, anche del nostro pianeta. È un elemento di novità importante che segna davvero un punto per la nostra città, perché tra le poche in Italia averlo, la costruzione di un assessorato alla transizione ecologica, che sarà lo strumento con cui mettiamo assieme i grandi progetti strategici, la cura del verde, la raccolta dei rifiuti, ma che proverà a mettere assieme una trasformazione del modo di vivere la città, che avrà come obiettivo quello della salvaguardia dell'ecosistema in cui viviamo e dell'ambiente. Nuovi ingressi a parte, cambiano altri assessorati, quello alla cultura che Nardella aveva tenuto per sé dopo l'addio di Tommaso Sacchi andato a Milano, va alla vice sindaca Alessia Bettini, che prende anche il turismo, delega invece persa da Cecilia Del Re.